17 dicembre. Celebrarono la festa delle capanne, secondo quanto è scritto. Esdra 3, 4. La gioia del Signore. La festa delle capanne era l'ultima delle feste solenni istituite da Dio stesso. Era chiamata anche festa della raccolta, perché quando la si celebrava, tutte le raccolte erano terminate. Era il tempo del riposo. Era la festa più gioiosa perché evidenziava la fedeltà di Dio nel presente, nel sostenere il suo popolo concedendo ottime raccolte, come nel passato, durante il pellegrinaggio nel deserto, ricordato dalle capanne nelle quali gli israeliti andavano a vivere durante i giorni della festa. La festa era davvero gioiosa quando era celebrata, secondo quanto è scritto, in ubbidienza alla parola di Dio. Il vero credente, infatti, si rallegra quando vive in ubbidienza alle sacre scritture. Fare la volontà di Dio, ubbidire ai suoi comandamenti, non è un peso per chi è nato di nuovo, ma motivo di grande gioia. Proprio Esdra scrisse: «Gioisco seguendo le tue testimonianze, come se possedessi tutte le ricchezze». Salmo 119, 14. Se vuoi gioire davvero, leggi la Bibbia e metti in pratica quanto vi trovi scritto con l'aiuto del Signore.